Una serata da segnare nel calendario degli eventi indimenticabili. Uto Ughi, il mito vivente della musica classica, ha presentato la celebre romanza di Beethoven con il suo stile caldo e levigato, senza cedimenti di maniera, facendo riconoscere la melodia del genio e la compostezza della struttura stilistica. Fuori dal linguaggio iniziatico, fa intendere a tutti che l'arte è un delicatissimo equilibrio tra sentimenti e ragione. Non è ammissibile fare prevalere gli uni o l'altra. Fa palpitare le note che sono famosissime e conferisce loro il colore della vita che grazie all'arte sfida i secoli. Bisogna ascoltarla dal vivo questa musica che ha incantato da secoli i più nobili ingegni e allora si intendono le prospettive epocali, si superano le crisi momentanee, anche più tragiche. L'umanità, la sua arte, sa superarle. Da quella musica d'oggi sono crollati regimi apparentemente solidi, è cambiato apparentemente il mondo, è rimasta invariata la bellezza che sentiamo ancora nello stesso modo. Sarebbe inutile descriverne il fascino, come la fotografia di un capolavoro pittorico ne modifica irrimediabilmente proprio l'arte profonda. Il pubblico ha applaudito con entusiasmo la leggendaria sonorità del suo violino e anche il mirabile accordo con l'orchestra, condotta dal direttore artistico del teatro, Will Humburg, con ben temperata successione di dolcezze e vigore orchestrale. E alla fine, prima di guidare una sinfonia di Franck, il direttore si è associato anche lui negli applausi scroscianti al maestro Uto Ughi. Un concerto veramente storico e che si replica stasera. Noi ne abbiamo messo in archivio le immagini, ma il pubblico può ancora carpirne dal vivo le emozioni che nessun apparato elettronico saprebbe riprodurre.